E come sempre, ragazzi, siamo arrivati alle patch notes. Io sono andato lì. Questa volta la musica è leggermente più bassa dell'altra volta, visto che mi avete scassato il cazzo come non mai perché ho avuto problemi con la registrazione su YouTube. Ma pronti via Valkyrie Reloaded. In questa patch notes non ci saranno gozo o cose strane, ma parliamo di un bel remodel di Freya. Freya finalmente ha un remodel, dato che il suo look veniva veramente dalla beta ed era osceno. E devo dire che sia quello del Recolor, che quello normale, che quello della T2 meritano davvero tanto, così come quello della Golden e delle sue altre Mastery. Mi piace parecchio, gli hanno dato un davanzale che fa praticamente competizione con quello di Nox, ha delle chiappe della Madonna ed è definita abbastanza bene. Devo dire che mi piace, sì, stranamente mi piace, non ho un cazzo da dire di cattivo, appena volta. Nuove God Skin, ragazzi, Landshark Sobek. Sobek che diventano Street Sharks. È figo, ok? Parliamone perché è figo. Ha soltanto un piccolo difetto sto Street Sharks. Il voice pack non mi convince appieno. Però è carino, cioè io lo prenderò perché comunque voglio tutte le limited, perché sono un limited fag, quindi lo prenderò. Però carino, per me merita le 400 gemme che costa. Oltre questo, anche un bel voice pack. Hey, you know what the sun does to my complexion? I get shrivelly and dehydrated. Someone hand me some water. Sembra tipo quando noi italiani cercare di parlare estero, perché più o meno esce così quando ci prendono per il culo all'estero. Va bene. Poi Challenger Nuwa, che c'ha la doppia colorazione, tipo Loki, tipo Ravana, ste cose così. E I wish love was like la volleyball. cosa è che hanno un voice You pack call mine diverso. and everyone backs off. I wish love was like Cioè, volleyball. qua alla fine è uguale, però in realtà è leggermente diverso. E la cosa figa è che prende il fa una tempesta di sabbia invece della nebbia. Il resto è che c'ha sto cazzo dei palloni con cui schiaccia ogni volta la 3 e l'ultimate sono veramente delle pallonate che ti arrivano addosso. Per il resto c'è da notare che è più vestita qua che sulla skin normale. Tipo, what the fuck? Ma va bene, sti cazzi Erez. Via avanti. Vulcan Red Bird. Questo è Vulcan Barbarossa, raga. Non hanno caricato completamente la carta. Ed è praticamente Vulcan se fosse un pirata, praticamente rilascia dei cannoni, è figa, verrà messa nella cesta dei pirati. Per me, ma mi piace, sinceramente piace, perché su Vulcan non è che abbiamo ste grandi skin, a parte quella mezza futuristica che c'ha un model de 20 anni fa. Però, cioè, non è male. Ok. Briar Quirt Artemis, T2, T2 dell'Artemis. Allora, Artemide prende sta T2. I capelli un po' perché c'ha tipo corti e raccolti. Però devo dire che questa specie di armatura fatta di piante, eccetera, mi piace parecchio. Mi ricorda molto i Silvari di Guild Wars 2. Quindi per me merita. Per me merita. È una T2 che a me piace, sinceramente, è raro. Di avanti, Raventron Odin. Quindi anche Odin prende la sua T2. E anche questa, se si tocca carica, non è male. Ha praticamente soltanto la lancia, che non mi ricordo come si chiama. Lungini? Vabbè, non mi ricordo la lancia come si chiama. È più figa. Principalmente è quello, poi c'è un po' più di armature, le corna un po' più rivestite, una cazzata dietro l'altra, questo colore rossastro. Non è brutto, non è brutto, ma non... io non la prenderei, principalmente. Fafnir prende le sue Mastery Skin, inoltre. E la cosa figa delle Mastery di Fafnir è che anche il drago cambia colore. E quando lo vedi nero e oro, blu e oro, fa figo. E quando poi lo fai Diamond, apparentemente c'è il drago bianchi occhi blu addosso. Cioè, bellissimo. Va bene, andiamo avanti. Achievements, indovinate, facciamo gli Achievements. Ciao, perché non me ne fotte un cazzo, né a noi né a voi. Ok. Summer of Smite, apparentemente vengono rilasciate le skin che sono state annunciate prima. Bonus item, Merdusa. Io non so se lo fanno apposta, non se ne sono resi conto di nuovo. Merdusa Pedestal. È un piedistallo di Merdusa. No, Medusa, Merdusa c'è proprio scritto. No, vabbè, ha a che fare con Mermaid, che sarebbero le sirene. Comunque, alla fine è di merda perché è brutto. Però, vabbè, fammo finta che non l'hanno notato. Cose varie, miscenos. Fixa la roba, hanno aggiunto gli achievement alla sezione alle pagine dei God. Carino, sì, necessario, no. Parliamo subito di un po' di nerf, di cose interessanti. Anzil, siccome non si sono resi conto che è inutile, cioè comunque nessuno se lo pia, hanno abbassato il costo e continua ad essere inutile. Quindi GG. Glowing Emerald, hanno abbassato praticamente il costo di tutto l'alberello
de cose, de 100 gold. Il problema è che in un meta dove prende ci stanno Queen Sage ed Executioner, ma soprattutto Queen Sage, chi se li va a buildare gli HP così? Nerf importante, Mark of the Vanguard, ragazzi. Il Mark of the Vanguard gli viene rimosso l'HP 5. Questo vuol dire che hai meno sustain in lane. È un nerf grosso, raga. Pure se non sembra, ma è un nerf molto, ma molto grosso. Anzi, è da valutare bene se è ancora possibile giocare alcuni Guardian praticamente in solo lane o evitare. Nel frattempo noi andiamo avanti. Allora, adesso arriva la botta a tutti. Le pozioni, la red pot sia magica che fisica. Rimosse fino alla 3.14. Punto, cioè non c'è sta un cazzo, quindi ciao Irri de Rajin, ciao Irri de Scilla, ciao Irri de praticamente qualunque mago in mid. Adesso si torna alle vecchie cose, cioè ci vuole tempo prima che farmate, porca il cazzo. Runforge e Dammer gli hanno potenziato il physical power e gli hanno abbassato il costo. No. Tanto continueremo a non usarlo alla fine, raga. Hanno fatto un macello con Runforger dell'Ansile in questa season, quindi io continuo a non utilizzarlo. Poi, insomma, vedremo come evolverà il metal. Soul Eater, ok, il Soul Eater gli hanno rimosso lo 0.5 lifesteal bonus per stack. E gli hanno diminuito anche praticamente le cure che uno riceve quando gli stack vengono consumati. Parliamone, perché praticamente, raga, non so se conviene ancora buildarsi il Soul Eater a questo punto. A questo punto io tornerei alle vecchie asi. Va valutata la cosa, va valutata perché il meta sta cambiando, cambia ogni volta, ogni secondo di più, ogni patch cambia di più. Prima col Golden Bow, adesso con l'Elf del Soul Eater, insomma stanno uccidendo gli Hunter piano piano. E il Soul Eater però è vero, era abbastanza sbilanciato come oggetto. Adesso va capito se è ancora il caso di buildarlo o no. Per me sì, però va valutato, insomma, va ancora valutato. Watcher Gifts, ragazzi, Watcher Gifts ha un buff nerf, ok, interessante, a me piace tantissimo. Gli hanno messo 5 HP 5, cosa che prima non aveva. Gli hanno abbassato quanta cura ricevete, da 10 a 7, però vabbè, avete l'HP 5, quindi recuperate con quelle, sti cazzi. Ma hanno aumentato il mana da 5 a 7. Da non sottovalutare questa cosa, perché io come support spesso finivo senza mana, soprattutto magari con god come Gab, Athena, che comunque hanno bisogno magari di una rotation per funzionare. E questa cosa potrebbe aiutare davvero i support, mi piace. God Change, Afrodite, niente, c'è soltanto un nuovo metro per la passiva. Perfetto. Card Broken, ok, Card Broken ragazzi era leggermente fuori controllo in questa, anzi dopo il suo buff alla passiva. E quindi che hanno fatto? Gli hanno nerfato la 2, adesso prende meno difese per stack e i danni che fa sono ridotti late game, in irri bene o male cambia poco e nulla. E il Tectonic Shift invece, ovvero l'ultimate, vi mette quei 5 muri davanti. Adesso, mentre prima ci volevano vari colpi per distruggio che andavano ad aumentare in base al livello, adesso saranno sempre 3. Va visto se adesso si aumentare l'ultimate o no. A questo punto va valutata anche questa cosa. Vedremo come si svolgerà. Secondo me continuerà a stare in solo lane molto tranquillamente, ma va visto. Perché a questo punto io, piuttosto che un Cabroken, preferirei qualcos'altro. Però sono gusti. E Rank Shand ci hanno aumentato. No, ci hanno messo le mods. Basta, praticamente qua c'è scritto questo. Però ok, Fafnir hanno sistemato delle cose. Guayu, ragazzi, Guayu prende un buff. Guayu me lo stanno facendo diventare OP, cioè io sono veramente innamorato di Guayu adesso. Guayu prende la sua passiva, non ha più bisogno di 30 stack, adesso di 20. Quindi come in precedenza. E gli hanno aumentato le cure, raga, in solo lane è devastante Guayu per quanto mi riguarda, è bellissimo. Mercurio che hanno fatto? Lo special delivery. Prende hanno aumentato il physical scaling, hanno diminuito il costo di mana. Hanno aumentato lo scaling per i danni sui minion. E alla maximum velocity hanno messo 5 secondi a tutti i rank. Quindi non ha quasi senso aumentarla. No, in realtà sì, perché ti aumenta l'attack speed. Però, ragazzi, Mercurio praticamente per compensare il fatto che gli hanno levato il Golden Bow lo stanno buffando. Questa cosa in late game sarà molto pericolosa. Visto anche qui, va valutato. Rama gli buffano la 1. Gli buffano la 1 neanche di poco, perché bene o male i danni sono aumentati. Lo slow, se ti prende con le frecce, è aumentato. E ragazzi, bene o male ha quasi senso giocare oltre Ascendance adesso. Ha quasi senso giocare oltre Ascendance in Irri.
Thor invece prende questo grandissimo buff, ovvero gli mettono un nuovo metro per la passiva. Perfetto. Queste erano le patch notes, non c'era nient'altro di interessante se non, insomma, la Fafnir Golden, lei che è sempre più nuda, Vulcan, Artemide, insomma, a parte le skin in questa patch e il fatto che hanno levato la Power Pot, non c'è stato niente di così eclatante. Che dire, sono abbastanza contento perché bene o male adesso la solo lane, no, la mid lane potrà rivalutare gli start che stavo facendo io attualmente. Siccome ho sempre paura di perdere la Red Pot, io starto così. Soulstone più il trinket per il Bancroft, perché con il buff del Bancroft, il Bancroft è davvero forte, ragazzi, il Bancroft è davvero forte. E quindi io ogni volta magari starto così, soprattutto su God come Sol, in modo da avere comunque un early power davvero grosso anche senza far stack. E questa cosa bene o male mi può consentire, cioè può consentire di fare questo start tranquillamente senza finire a pushati, secondo me. Va bene ragazzuoli, io sono Antold, spero che queste patch notes vi siano piaciute. Mi devo ancora comprare un filtro antipop, ma a me pesa il culo e sul Prime Day non c'è stava niente interessante. Seguitemi, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, tutto Antold Zero, insomma, sono sempre io e noi ci vediamo alla prossima patch notes. Ciao!